Grog, sono qui, amico. Andiamo a fare un giretto? Sì, è un posto dove un padre può evadere dal caos della vita familiare. Sbalorditivo, Grog? Storia buffa. Tutto quello che vedi davanti a te una volta era una terra desolata, incolta, polverosa. Qui io trovo le soluzioni ai più grandi problemi della mia famiglia. Io lo terrei così, è bello. Stavo pensando di farlo uscire così. Ma sarebbe una cosa stupenda, un posto tutto nostro, la nostra casa. Oh, e potremmo avere anche dei fiori. Certamente, anche le farfalle. E un dolce ruscello gorgogliante. E riservatezza. Oh, cos'è riservatezza? Vuol dire sentire solo la puzza dei piedi che vuoi tu. Wow. Ip Amber Cruz, pensi di voler vivere il tuo domani con me? Beh, io direi capolavoro. Ma sei stata bravissima. Dai, siamo una squadra fortissima, raga. Yeah. Vuoi questa luce tu, eh? Vuoi questa, io lo sento. Io lo terrei così, stavo è bello. Stavo pensando di farlo uscire così. Finalmente ti vedo ridere. Quello che fai qui adesso va al cielo. Che dici, Marco? Beh, io direi molto bene, no? Io direi capolavoro. Grazie, Marco Guadagno. Ok. Odia questa cosa. Meglio di così non viene tanto. Ma sei stata bravissima. Quella è la mia specialità. Dai, siamo una squadra fortissima, raga. Molto carina, no? Molto carina, direi, dai. Perché lei ride di tutto ciò? Va, ok, ha giudicato. Aiuto. Io non so, devono scegliere. Come osi? Come osi tu? Come usate voi due? E pensare che noi ci preoccupavamo che Aurora sarebbe rimasta sola. E ora Guy è tornato. Volete sistemarmi con Guy? Cosa hai fatto alla mano? Sono stata punta da un'ape, al di là del muro. Sei andata al di là del muro? Al di là del muro? Ok, aggiudicato. Voi perché sentite solo la voce e non potete vederlo. Molto carina, no? Molto carina, direi, dai. Grazie, Marco Guadagno. Mi chiamo Ip. Fallo smettere! Spegnilo! E noi siamo la prima famiglia al mondo. I Cruz. Un'altra mattina gloriosa. Papà dice sempre che il branco fa branco. Brava! Laccio di sicurezza. Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa. Che diavolo è quello? È la fine del mondo. Beh, io ho chiuso. Meglio che sia tu, miciosauro. Non è strano che questo cibo cresca in file perfettamente? Geniale! Gli uomini delle caverne non si erano estinti anni fa? Noi felici conoscere voi! Grazie! E noi siamo i superior? Con enfasi su super! Quella è la vostra casa! Grandicella, eh? Un'altra ragazza? Sì? Una ragazza amica! Non ho mai avuto una ragazza amica prima d'ora! Neanch'io, neanch'io! Che facciamo? Di che cosa parliamo? Che succede alle nostre volte? Perché sono così come? Forse non c'è posto per i cavernicoli nel mondo moderno. Che problema hai, campione? Questo posto ci sta cambiando. Guy? E Tonko passa troppo tempo alla finestra. No, Douglas, ora ci sono gli uccelli. Ai miei tempi non li guardavamo, li combattevamo. Fammi vivere la mia vita! Cos'è questo segno? È una cicatrice. Ogni segno è un'avventura. Mio padre non sa niente di questa cosa. Wow, mignon nocciolina. Non puoi oltrepassare il muro. No, questa fattoria è praticamente la tua caverna. Sei proprio come me. Lo vedi quel muro? Sì. Vogliamo scavalcarlo? Sì! No! Torneremo prima che qualcuno se ne accorga! Hai portato Aurora al di là del muro? Ma i Superior hanno costruito il muro per un motivo! Oh, poveri noi! L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco!
In un mondo così pericoloso serviva un livello di vita superiore. Che cos'è? Formazione protezione! È un bel giorno per morire! Ehi, non indovinerete mai cosa... Scusa, pensavamo che tu fossi un predatore? Mai scusarsi per una formazione protezione! Aspetta un momento, usi un bradipo come accessorio! Anche io lo uso come accessorio! Lui è laccio! Lei cintola! La la. Quindi, tu vieni qui per nasconderti dalla tua famiglia? Non nascondermi, aiutare! Aiuto la mia famiglia! Aiuti così la tua famiglia? Già! Che dici, Marco? Bene. Bene, si sentirà anche i droplet del sudore. Hai visto? Meglio di così non viene, tanto.